Versate 3 uova, un pizzico di sale, un bicchiere e mezzo di zucchero bianco. Lavorate il tutto con le fruste elettriche per almeno 3 minuti. Dovete ottenere un composto chiaro e spumoso. Adesso versate mezzo bicchiere di olio di semi di girasole, il succo di un limone grande, verso il succo di un limone, buccia grattugiata di un limone piccolo, preferibilmente biologico, verso la buccia grattugiata del limone. Lavoro il tutto con le fruste elettriche. Mezza bustina di lievito per dolci, farina 00 di grano tenero, verso 2 bicchieri e mezzo in totale di farina. Amalgamate prima fruste spente, poi azionate le fruste elettriche, se no vi schizza tutto addosso. Bene, a questo punto lavate bene, togliete la buccia e tagliate 2 mele a cubetti. Versate le mele a cubetti nel vostro impasto e con la vostra spatola amalgamate bene le mele al vostro impasto con movimenti che vanno dal basso verso l'alto. A questo punto il nostro impasto è pronto. Utilizzo uno stampo a cerniera diametro 26. Imburrate, infarinate oppure imburrate e mettete la carta forno. Sistemate bene con una spatola l'impasto all'interno della vostra tortiera. Adesso a questo punto potete scegliere se ricoprire di fette di mele la vostra torta oppure di lasciare la torta così. Ovviamente se ricoprite di fette di mele, quindi realizzate la classica rosa di mele, non vi dimenticate di mettere anche lo zucchero sopra le vostre mele. Io invece sono pronta per infornare la mia torta golosissima a 180 gradi. Mi raccomando, il forno deve essere preriscaldato a 180 gradi. Ho infornato la mia torta a 180 gradi per 35 minuti. La cottura può variare tra i 35 e i 40 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino. Un dolce soffice, facilissimo, buonissimo, perfetto per qualsiasi occasione. Delicato, ottimo per la colazione o per la merenda di tutti i giorni. Credetemi, la torta di mele al limone è una vera e propria delizia. Io spero che questo video vi sia utile, mi raccomando iscrivetevi perché ci sono davvero tantissime video ricette super golose in arrivo e tantissime altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Se provate questa torta davvero delicata e irresistibile, mi raccomando lasciatemi un bel like ma soprattutto un commento. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao, alla prossima, un bacione!